L'agrume di Acireale è la storia di questa città. Purtroppo negli ultimi anni lo scenario si è molto modificato. Una volta la produzione aveva una certa dimensione, la produzione lacese, anche una certa qualità. Molti fra voi ricorderanno i grandi flussi di lavorazione e di commercializzazione verso alcuni peraltro paesi, che erano in particolare i paesi dell'est, che davano particolare rilievo alla commercializzazione degli agrumi e quindi alla lavorazione di questo prodotto nella nostra città. Lo scenario, come diceva anche la dottoressa Milana, si è modificato negli anni, i trasporti non sono più quelli di un tempo, i rapporti sia politici che commerciali con questi paesi sono cambiati, ricorderete che tutta l'area dell'est era un'area sotto l'influenza dell'Unione Sovietica sostanzialmente, quindi erano delle economie pianificate. Negli anni 80-90 questo scenario è cambiato, dicevo, non sono più economie socialiste, ma sono economie che sono cambiate, diventate economie di mercato, i flussi di commercializzazione si sono modificati e quindi la città di Acireale e tutta la Sicilia ne ha risentito. Ma ne ha risentito anche per un'altra ragione, è giusto che ce lo diciamo, qui l'agronomo poi mi darà conforto, il dottore Vico. È cambiato perché purtroppo una virosi, che è il malsecco dei limoni, il malsecco degli agrumi, ha attaccato le nostre piantagioni dagli anni 70 in avanti, per cui si è stati costretti a modificare la cultivar tradizionale, che era la cultivar femminello, con una cultivar più resistente al malsecco, che è il femminello, che poi nel tempo purtroppo, quindi dopo un po' di anni, si è rivelata inadeguata ad affrontare il mercato perché con poco succo, con poca resistenza e con poca omogeneità. Quindi la nostra Sicilia, specialmente per la commercializzazione che riguarda quest'area, ha perso man mano terreno dal punto di vista della commercializzazione e difficilmente riesce a recuperarlo perché ormai le produzioni dal punto di vista qualitativo non sono più quelle che consentono e che siano idonee ad affrontare i mercati così come lo erano una volta. È ovvio che questi flussi in esportazione sono stati poi colmati da altri paesi neoproduttori come la Spagna in particolare, con i limoni, o come l'Egitto, il Marocco, con i piccoli frutti e con gli agrumi. Cosicché la Sicilia risente di questa difficoltà e oggi ha bisogno di capire in quale direzione deve andare. Allora, alcuni produttori, devo dire intelligenti e più avveduti, come quelli del Siracusano, hanno puntato sulla loro produzione tipica, hanno realizzato l'IGP del limone femminello di Siracusa, hanno una fetta di mercato importante che ancora detengono e che difendono. Ad Acireale, secondo me, dovremmo fare una scelta di campo e capire in quale direzione dobbiamo andare. Quindi o torniamo a una produzione di eccellenza e di qualità e questo ci consentirebbe di avere ancora delle credenziali sul mercato e quindi sulla commercializzazione, o decisamente cambiamo rotta e decidiamo che la nostra non è più una produzione commerciale ma è una produzione da trasformazione industriale. Allora in quel caso dobbiamo anche capire che abbiamo una materia prima che viene prodotta a costi diversi e più elevati rispetto a quelli di altri paesi produttori e quindi dobbiamo costruirci un prodotto di nicchia, e le condizioni devo dire che ci sono per costruirci un prodotto di agroindustriale di nicchia e quindi posizionarlo sul mercato in maniera differente. Certo che la questione è di rilevanza, mi permetto di dire, non soltanto economica ma anche ambientale e perché no, come dicevo l'uomo, anche culturale, perché noi siamo stati abituati negli ultimi 150 anni alla produzione del limone. Tutte le nostre aree, tutti i nostri terrazzamenti sono fatti e sono curati dagli agricoltori che hanno coltivato in questo territorio gli agrumi, quindi difendere le produzioni dal punto di vista economico significa difendere il territorio, difendere l'ambiente, evitare che ci siano tutti gli incendi che ci sono stati negli ultimi anni perché i rovi hanno assorbito le produzioni, quindi la scelta devo dire che è una scelta di campo importante e che può investire settori diversi e ulteriori rispetto a quello economico. Ma in qualche modo dalle tue parole si evince che non possiamo competere sul fattore prezzo rispetto ad altri paesi concorrenti a livello internazionale. Abbiamo fatto il caso degli agrumi, ma potremmo riferirlo anche ad altri prodotti. E questo è il messaggio in qualche modo che viene fuori? Il messaggio è che dobbiamo essere consapevoli che le nostre produzioni, proprio perché sono produzioni realizzate in terreni terrazzati, hanno dei costi di produzione che sono diversi e più elevati di quelli di altri paesi produttori dell'area europea e comunque dell'area internazionale come Argentina e così via. E quando una situazione di questo tipo si crea è chiaro che chi produce in un mercato globalizzato a costi più elevati rispetto ai concorrenti trova più difficoltà a posizionarsi sul mercato in condizioni di parità nella presentazione, quindi se noi presentassimo tutti lo stesso prodotto
è chiaro che chi produce a costi più elevati troverà più difficoltà. Però una notazione ottimistica in questo senso desidero farla. Guardate che tutta l'attenzione che c'è stata sui limoni spagnoli dagli anni 70 fino a oggi comincia a ridimensionarsi, perché il limone spagnolo è bello dal punto di vista estetico, è omogeneo, è succoso, ma non ha certo le caratteristiche organolettiche che ha il limone siciliano. Uno di quelli che se ne è accorto, uno di quelle organizzazioni imprenditoriali che si è accorta di questo, e faccio questa notazione perché capirete subito lo spessore che ha, è la compagnia Coca-Cola. Cioè la Coca-Cola si è accorta, sapete che nella Coca-Cola la formula è una formula segreta che contiene all'interno delle componenti fra cui il succo di limone e l'essenza di limone. La compagnia Coca-Cola si è accorta negli ultimi 4-5 anni che produrre con il succo dei limoni siciliani o argentini, devo dirvi, o produrre col succo di limone di altre provenienze cambiava la sostanza della bevanda. Per cui oggi c'è un interesse particolare verso il succo di limone siciliano e verso l'essenza siciliana. Il limone spagnolo, per esempio, ha pochissima essenza nella buccia. L'acidità del succo di limone non è, del succo di limone spagnolo non è l'acidità del succo di limone siciliano. Se metteste un succo di limone sul pesce che noi siamo abituati a mangiare in Sicilia, un succo di limone spagnolo e un succo di limone siciliano, apprezzereste immediatamente la differenza. Questa è la ragione per la quale negli ultimi anni, per esempio, alcuni mercati che sembravano essere totalmente persi per noi, come il mercato austriaco, il mercato tedesco, il mercato svizzero, dove ancora c'è una marcata presenza di ex emigrati italiani che oggi sono invece naturalizzati in quel paese, nasce un interesse verso il nostro prodotto che sembrava non esserci più. Quindi l'aspetto ottimistico è in questa direzione, possiamo avere un prodotto di eccellenza e un prodotto particolare. L'aspetto pessimistico è quello che invece dobbiamo, o comunque realistico, è quello che dobbiamo invece guardarci in faccia e capire in quale direzione vogliamo andare, perché abbiamo bisogno di fare investimenti, di essere coordinati, di crederci tutti insieme, di avere anche delle risorse da investire. E allora in quel senso, secondo me, le condizioni per un recupero di interesse e di economicità del prodotto potrebbero essere. E l'ultima domanda: quanto è importante in tutto questo che dicevi la comunicazione non solo pubblicitaria ma anche la comunicazione istituzionale, cioè far conoscere al mondo intero ad esempio che quelle cose che stai dicendo relative alle caratteristiche del limone siciliano non rimangano tra i presenti di questo palatenda ma arrivino realmente ai grandi mercati? Quanto è importante, e se è importante come mai non viene qui fatto? Se me lo permette il professore Paraci, voglio essere cattivo, perché un paio di anni fa sono stato invitato ad una riunione sulla promozione dei prodotti agroalimentari siciliani a Palermo. Immaginavo di trovare un contesto nel quale si discutesse di come promuovere le prerogative organolettiche dei prodotti siciliani, degli agrumi in particolare si parlava, e quindi delle arance rosse immaginavo, o dei limoni, ciò di cui abbiamo parlato proprio in questo momento, immaginavo nei mercati più interessanti per noi. Alla fine della discussione capivo che c'era qualche funzionario della regione che sgattaiolava sull'argomento e diceva: sì, ma una fetta importante dei fondi che sono destinati alla promozione dobbiamo però destinare alla pubblicità sugli autobus che viaggiano nelle città siciliane. Ok, sì, guardi, con tutto il rispetto per gli orientamenti che voi avete, però dell'agrume siciliano, dell'arancia rossa di Sicilia, del limone di Sicilia, che noi citiamo alcune prerogative sugli autobus che viaggiano a Catania piuttosto che a Caltanissetto, a Messina o a Palermo, dico, poco interesse ci potrebbe essere, sarebbe più auspicabile che tutto ciò lo facessimo in Germania, in Austria, in Svizzera, scegliamo un mercato di riferimento un anno uno, un anno l'altro e facciamo questa operazione. La risposta fu: no, guarda, ci sono delle difficoltà sulla chiusura dei bilanci delle società municipalizzate, specialmente nel settore dei trasporti. L'unico sistema che abbiamo individuato è quello di poterle finanziare attraverso questo meccanismo, quindi della pubblicità finanziata poi con fondi europei sui pannelli degli autobus che ci sono nelle province siciliane. Ora vi rendete conto, giusto per tornare, questo era il paradosso per andare giusto all'argomento di cui parlava il professore Faraci. La qualità della comunicazione in questi casi e il riferimento contestuale ha un'importanza secondo me determinante, ma questo va fatto con molta professionalità. Non è più possibile che ci si permetta oggi di affidare la promozione dei prodotti agroalimentari siciliani all'amico dell'amico o al gruppo che è vicino a un contesto piuttosto che un altro. Io direi, abbiamo questa grande risorsa che sono le professionalità come quelle del professore Paraci e dell'istituto che lui dirige all'Università di Catania, che ha una competenza e una direi capacità di relazione a livello internazionale sul marketing. Sfruttiamo,
grazie a Dio abbiamo dei prodotti, vi dicevo poco fa delle prerogative del limone, ce l'abbiamo sull'arancia rossa, siamo sostanzialmente gli unici produttori mondiali di arancia a polpa rossa, perché ci hanno provato tutti, ci hanno provato gli spagnoli, i marocchini, i tunisini, ma la verità è che per situazioni pedoclimatiche l'87% della produzione mondiale di arancia a polpa rossa è concentrata in Sicilia. Possibile mai che non riusciamo a vendere questo prodotto o a posizionarlo sul mercato in maniera differente e più redditizia per i nostri produttori? Allora, secondo me lì va fatto lo sforzo. Se lo sforzo è corale, professionale e intelligente e la comunicazione ha un ruolo determinante, a quel punto secondo me opportunità di ritrovarci intorno a questo schema ne possiamo trovare. Va bene, mi sembra che questa è una osservazione molto importante.